Amici, bentornati sul sito 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi puntata speciale, abbiamo qua i nostri amici della Dim Sport che ci illustreranno quello che è i loro prodotti, per cui un prodotto che riguarda appunto la modifica sulla reattività del pedale acceleratore e un prodotto che va a modificare i parametri di gestione elettronica motore. Io direi a questo punto passo la palla direttamente a uno dei loro tecnici in maniera tale che vi spiega più in dettaglio di che cosa stiamo parlando. Ciao a tutti, sono Edoardo, oggi siamo venuti qui con la nostra BMW M2 per spiegarvi un pochettino quelli che sono i nostri prodotti di Dinsport, in particolare la nostra linea di prodotto che si chiama Rapid. Oggi installeremo principalmente due prodotti e vi faremo vedere due prodotti. Il primo, direi anche quello forse più interessante per le prestazioni, è il nostro modulo potenza Rapid TPM, che si può vedere nascosto qua dietro, ma poi dopo il nostro tecnico Alin vi spiegherà bene nel dettaglio che cosa fa, come funziona e soprattutto quali sono le performance. E il secondo invece il nostro modulo pedale Rapid FR Compact, in particolare che è l'ultima edizione che è uscita, che come si può vedere non si vede perché appunto è invisibile, viene gestito totalmente tramite app e va appunto a migliorare, a diminuire o aumentare la reattività del pedale dell'acceleratore. Sostanzialmente questa BMW M2 è partita con 430 cavalli, 440 cavalli e col modulo potenza siamo arrivati a ben 492, circa 500 cavalli. Direi che l'incremento c'è, soprattutto questo è in trazione posteriore e questo aumenta di tanto la coppia e permette una sfruttabilità maggiore della potenza. Abbiamo raggiunto 490 cavalli, circa 500, ma la cosa più importante che fa il nostro modulo potenza è che non è visibile. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se l'auto è in garanzia oppure non vogliamo andare a effettuare una mappatura sulla centralina originale, il modulo aggiuntivo va a incrementare le performance senza intervenire direttamente sulla centralina. Dopo Alin vi spiegherà nel particolare come funziona. Molte auto, come per esempio l'Alfa Tonale, alcune delle ultime Audi che sono uscite, infatti addirittura neanche si possono mappare, quindi neanche si può intervenire sulla centralina originale del veicolo. L'unica soluzione che si può adottare è il modulo aggiuntivo, che nel nostro caso tramite i tre connettori di qualità automotive, quindi standard molto alti, sono plug and play, quindi potete installarvelo direttamente o affidarvi un'officina appunto come i 9000 giri che vi installerà direttamente il prodotto. Un altro prodotto molto importante che vendiamo e utile è il modulo pedale, come vi ho detto prima. Questo è importante sia sulle auto potenti, quindi per eliminare gli strappi che si hanno, sia sulle auto meno potenti, soprattutto sulle auto aspirate. Infatti sappiamo che sulle auto aspirate l'incremento di prestazioni non è elevato come sui motori turbo. Tramite il modulo FR, quindi pedale, riusciamo ad andare a dare una reattività maggiore, anche se non c'è un incremento di potenza, anche su auto un po' più piccoli, quindi anche diciamo sulle nostre daily, ecco. Passo quindi la parola al nostro tecnico Alin, che vi spiegherà nel particolare come si installa e come funziona il nostro modulo potenza Rapid TPM e il nostro modulo pedale Rapid FR. Ciao a tutti, come anticipato dal mio collega Edoardo, su questa vettura abbiamo montato i nostri due moduli del Rapid. Adesso nello specifico vi faccio vedere il Rapid TPM. Come potete vedere, questa è la centralina, che adesso è stata messa qui in bella mostra, ma con un movimento molto pratico e molto veloce possiamo nasconderla e andare a non farla vedere più completamente, lasciando così il cofano totalmente inalterato nel suo aspetto originale. Ma vi descriverò nel dettaglio dove va a collegarsi il nostro modulo. Tramite il cablaggio fatto passare in maniera incognita, così da non dare all'occhio, ci colleghiamo ai nostri sensori. In questo caso, essendo il veicolo un veicolo turbo benzina, andiamo a collegarci alle due pressioni dell'aria, prima della farfalla e dopo la farfalla direttamente sul collettore d'aspirazione, e andiamo a collegarci al sensore di posizione albero a cam. In questa maniera riusciamo ad ottenere anche una lettura dei giri e possiamo andare a fare una modifica molto più precisa, andando a modificare il segnale in maniera specifica ad ogni regime, bassi e medi, dando così erogazioni differenti se necessario. Il kit generalmente si compone dalla nostra centralina Rapid TPM e il cablaggio ad hoc in base al veicolo
che si vuole andare a modificare. Quindi i nostri cablaggi si presentano tutti in questa maniera, con connettori plug and play originali, in maniera da non dover andare ad alterare la struttura della macchina in nessuna maniera, ma semplicemente andando a scollegare il connettore originale e interponendo il nostro cablaggio nel mezzo. Così l'installazione può essere effettuata in maniera facile e veloce da chiunque, anche a casa. Allora, in questo caso abbiamo montato il modulo su questa vettura che è un 3000 turbo benzina. I nostri moduli ad ogni maniera vengono invece commercializzati per tutti i veicoli dotati di un turbocompressore. Quindi vi ho spiegato prima i collegamenti che andiamo a effettuare sul turbo benzina, per il turbo diesel sono leggermente differenti. Andiamo a prendere sempre il sensore di posizione albero a cam, così da avere una lettura dei giri e un buon riferimento per la nostra mappa, e in maniera differente rispetto al benzina andiamo a collegarci al sensore di pressione del rail e al turbo. In questa maniera riusciamo ad effettuare una modifica pulita e dai risultati soddisfacenti. Allora, su questa vettura installeremo anche il nostro ultimissimo Rapid FR Compact. Si collega sul pedale dell'acceleratore di qualsiasi tipo di vettura, che sia turbo, aspirato ed elettrica, e va a cambiare la risposta. Lo fa in maniere differenti, partendo dalla limitazione, quindi per avere una risposta più morbida rispetto a quella originale, fino ad andare in eccesso e quindi rendere la macchina più pronta e dare un po' più di divertimento alla guida. Come vale per il modulo motore, anche qui utilizziamo sempre connettori originali plug and play, così da rendere l'installazione facile e veloce e effettuabile da tutti nella propria comodità di casa propria. Allora, iniziamo l'installazione, andiamo a collegarci sopra il pedale dell'acceleratore, scollegando il connettore originale e interponendo il nostro cablaggio. Nel frattempo, Edoardo vi spiegherà tutte le funzioni che il nostro Rapid FR è in grado di offrire. Il nostro Rapid FR, come vi ho detto prima, si collega tramite app dal cellulare, quindi basta scaricare l'app e lo troveremo direttamente sul nostro cellulare. Abbiamo quattro modalità più quella originale, ognuna delle quali è customizzabile in 7 regolazioni, quindi partiamo dal meno 3 e arriviamo fino a 7, che diciamo è la potenza massima. Andremo adesso da vedere una funzione molto interessante, che è il limit lock, che nel caso in cui venga parcheggiata la macchina in luogo pubblico si può direttamente bloccare il pedale dell'acceleratore, quindi la macchina non accelererà e non si muoverà finché noi non andremo direttamente a sbloccarlo dal nostro smartphone. Allora partiamo, il Rapid FR è stato installato, accendiamo la macchina. Ok, la macchina è accesa, connettiamo il nostro Rapid FR e facciamo vedere la prima super funzionalità, che è il locked. Quindi impostiamo il modulo in lock da qui e guardiamo un po' sotto con l'acceleratore, nonostante che stiamo accelerando la macchina non accelera. Questo viene fatto perché quando appunto viene parcheggiata la macchina in città o in altre zone pericolose siamo sicuri che la nostra macchina non si può muovere. Possiamo partire per fare il test, mettiamo la macchina in, togliamo la modalità lock, la mettiamo in modalità city 4 e partiamo. Ok, adesso siamo su un pezzo più dritto, quindi andiamo a impostare la modalità sport, mettiamo il settaggio al massimo e la macchina diventa sempre più reattiva. Ovviamente qui è stato installato anche Rapid TPM, come dicevamo prima, e questo ci permette di aumentare le performance, sì, ma anche di aumentare, diciamo, quello che sono l'ottimizzazione dei consumi, perché a parità di andatura la macchina ovviamente consuma molto meno. Siamo andati a riempire anche un piccolo buco di coppia che c'era, dovuto dall'erogazione originale dell'auto, e abbiamo appunto, come abbiamo detto prima, raggiunto 490 cavalli, circa 500 cavalli. Nell'uso quotidiano l'incremento di prestazioni si sente, sì, ovviamente, ma soprattutto a bassi regimi, perché alla fine la macchina in città la usiamo ai bassi regimi e quindi è lì dove abbiamo bisogno di più potenza e di più reattività. E diciamo la combo Rapid FR, che aumenta la reattività,
e Rapid TPM che va a aumentare invece le performance dell'auto, è una combo perfetta che ti permette anche nell'uso cittadino, diciamo, di divertirsi, ovviamente rimanendo sempre entro i limiti imposti dalla legge. Grazie a Rapid FR andiamo sì ad aumentare la reattività del pedale dell'acceleratore, ma come detto prima possiamo anche andarla a diminuire. Ovviamente diminuendo la reattività dell'acceleratore andiamo anche ad ottimizzare i consumi, quindi la macchina andrà a consumare meno, e questo ovviamente direi che ci fa piacere, soprattutto su auto diciamo come queste, che sono molto potenti e consumano tanto, una riduzione dei consumi fa sempre piacere. Allora amici, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, che è stata un po' più lunga del solito, però valeva la pena perché almeno abbiamo fatto descrivere tecnicamente anche il montaggio e vi abbiamo fatto anche provare da un punto di vista dinamico quelle che sono le performance di questa modifica. Abbiamo concordato con gli amici della Dim Sport una promozione, per cui per tutti quelli che saranno interessati sia per quanto riguarda il modulo motore sia per quanto riguarda il modulo pedale, fino alla fine di luglio la manodopera sarà gratuita, cioè noi ci metteremo lì gratuitamente a montarvi, voi pagate il pedale o pagate la centralina e noi ve lo montiamo gratuitamente. Per qualunque informazione ci contattate sempre in sede 0273 83 175. Vi, come al solito, vi chiediamo di cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima.